Buongiorno dalla Svizzera, questo è quello che vedo dalla mega finestra del mio hotel. Ecco, vedete? È bella la vista, eh? Carina, non male. Però vedete che il tempo è di merda e io sono venuta a farmi le vacanze in Svizzera proprio la settimana che fa. Tempo di merda, perfetto! Adesso eccomi qui, comunque questo è il mio look di stasera, ho la giacca e sotto questo top blu, stracarino. Fate caso, l'ho stato un po' rovinato, però ce l'ho da tipo stamattina. E adesso qua che sono tipo le 7 di sera e vado a mangiare con i miei amici di Lugano che mi stanno accompagnando, anche se sono timidi. Facciamo sentire solo le nostre Solo voci, le voci. ciao! No, soltanto le voci. Ciao, E vabbè, divetti. ma Lollo, dai! Dai, Lollo è dici. un personaggio pubblico. Addirittura. È grande Lollo! Non può non entrare nel video, dai, Lollo, Lollo, Oh, Lollo. sì. E niente, quindi adesso si va a mangiare. Io ho una fame che mi sbranerò tutto. Purtroppo in questa settimana qua piove da morire, però oggi pomeriggio il tempo si è rimesso un po' a posto, quindi adesso va un pochino meglio. Oggi ho fatto shopping da Telly, poi vi faccio vedere cosa ho preso magari più tardi. Beh, non si può andare in Svizzera e non fare shopping da Telly, che è svizzero, no? E infatti qua trovo sempre cose più fighe, forse ci sono cose che in Italia non arrivano. Nulla, ora si mangia. Ah, ok. Penso che io prenderò questo. Crema catalana troppo buona. Panna cotta alla vaniglia. Oddio. Ok, questo è il nostro fantastico cibo. Ma guardate qua che spettacolo. È spettacolo, eh? E questi sono ravioli. Guarda che spettacolo, questo. E questo invece è il salmone marinato con arancio e finocchio. Si mangia! Allora, qui mi mangio uno dei miei dolci preferiti in assoluto, ovvero la crema catalana. Un tanto di panna, ale, si fa festa. Qua si fa shopping serale. A Lugano perché ho beccato il giorno che i negozi sono aperti anche di sera, quindi adesso andiamo da Guess a fare un bel giro. Praticamente, oddio, tutto il rossetto mangiato. Arianna vuole comprarsi la borsa come la mia di Guess, ma così è al contrario, è troppo bella. Adesso andiamo a vedere se la troviamo. Guess, sai che bello questo. Mi prendo questa gomma. Questa gomma di che? Con questa cerniera così, che mi ha detto sta anche come vestito. Adesso provo a metterlo come vestito. Allora, Arianna non ha trovato la borsa uguale alla mia, ma ha preso questa. Uguale alla tua maglia? Eh È bellissima, è bellissima. Quindi guardate che sono belle queste borse. Questa è proprio rosa e questa appunto azzurrissima. Bellissime. Guardate come brilla la mia giacca. Brilla. Shopping. Brillanza. Ho comprato da Guess quelle due cose che ho provato, le ho prese e sì, non fate caso alle mie gambe,
Cioè, non so, sono indecisa se farvi vedere una cosa schifosa che mi è capitata. Guardate. Io prima mi sono accorta di avere questa cosa sulle gambe e ho detto: oh mio Dio, ho una malattia. E perché l'altro giorno per girare dei creepy diva sono andata a infognarmi nei rovi, nelle piante, nell'erba, no? Di un posto abbandonato. E adesso sono ridotta così. Cioè, soprattutto questo. Cioè, guardate veramente. Però non me ne sono accorta, cioè non mi è uscita subito sta cosa, mi è uscita oggi. Non mi prude di niente, io solo ho guardato le gambe, ho visto sta cosa, ho detto: oh mio Dio, cos'ho? La peste bubbonica, la lebbra. Cioè, perché ho detto: chissà, mi sono presa qualcosa tra quelle piante, mi sono presa una malattia della pelle. Vabbè, fatto sta che corro in farmacia e cioè, vado giù alla reception dell'hotel e dico: dov'è una farmacia la più vicina? E mi mandano alla farmacia che sta 200 metri più in là. Entro disperata, sono terrorizzata, ho questa cosa sulle gambe. E niente, mi hanno detto che probabilmente è una reazione allergica scatenata dal contatto con qualche pianta particolare che mi ha provocato una reazione. Oppure, in alternativa, sono punture di insetto. Però, siccome non mi prurisce, cioè non ho nessun sintomo, non ho prurito né niente, quindi di solito, cioè, le punture di insetto prudono, invece non ho nessun sintomo, è solo una cosa estetica, no? E allora probabilmente mi hanno detto che è facile sia una reazione allergica per un contatto, appunto, e mi hanno dato questa crema svizzera. Queste sono le conseguenze del girare Creepy Diva. Io mi chiedo perché giro queste cose invece di fare i tutorial di trucco come tutte le brave ragazze. Ah sì, perché sono una cattiva ragazza. A proposito di cattiva ragazza, vedete, tutto collegato, c'è tutto un senso. Vi faccio vedere le cose che ho comprato oggi da Telly, che non ho vloggato da Telly, però vi faccio vedere adesso cosa ho comprato. Ah, comunque, guardate le mie nuove unghie. Queste sono quelle dei piedi e questa è l'unghia a unicorno. Adesso si vede un colore un po' moscio perché è sera, però quando sono illuminate diventa stra rosa, viola, è bellissimo. Adoro. Questa è così e l'altra mano è così. Faccio vedere lo shopping di Telly, ce la posso fare. Questo è un ombrello, non c'entra un cazzo. Allora, guardate questo vestito da cattiva ragazza, quanto è stupendo. C'è è un mini abito con tutte le scritte bad. Ah no, guardate che figata questi pantaloni. Cioè, sono dei leggings con il pantaloncino e tutta la gamba di rete. Guardate che figata, che figata, figata. Questa è una giacca in pelle con le maniche di felpa, cioè sì, è una giacca barra felpa a seconda degli usi che se ne si dell'uso che si vuol fare. È troppo carina, mi piace un sacco. Questo body, qua un po' stile gessato da Mafia Girl, ha un top con scritto Bad News, anche questo da cattiva ragazza, cattive notizie. E poi ho preso un cappellino con scritto warning. Warning. E questo è il mio shopping di Telly. È lo shopping che ho fatto oggi, più quello di Guess che sta lì, e però me l'avete già visto addosso. Qui in Svizzera, come potete notare, piove. In questi giorni purtroppo è così.
Wow, fantastico, guardatevi Lugano coi lampi. Mi sta piovendo addosso, però voglio farvi vedere ancora Lugano coi lampi. Che freddo, mi metto dietro la finestra. No, prima ne ha fatto uno bellissimo, voglio rivederlo. Ah, è bello. Wow, bellissimo questo. Stupendo. Fantastico. Buongiorno, io sto unendo due vlog in uno, quindi dopo il temporale, cioè il giorno dopo il temporale, questa è la situazione. E per fortuna lo shopping di ieri mi sarà utile perché fuori fa veramente freddissimo e quindi, a parte il fatto che ho messo questo vestito con le scritte che vi ho fatto vedere, e poi ci sta tantissimo questa giacca. Quindi ho fatto bene a prenderla, l'unico shopping utile della mia vita. E sì, ci andrebbero pure i pantaloni, però quelli non ci sono, quindi vabbè. E sono tipo adesso le 5 di pomeriggio perché sono stata tutto il giorno in hotel perché pioveva comunque. Stasera grigliata. Che io mi sto corriamo. Sta facendo il vlog. Sì, oggi sono uscita poi, ma non ho vloggato niente perché faceva un freddo, un tale freddo che non ce la facevo a vloggare. Cioè sto in camera d'hotel e ho sempre la giacca perché fa troppo un freddo bestiale. Però vi volevo far vedere cosa ho preso da MAC. Sono andata a fare un minimo di shopping, però ho preso, oltre allo shopping di ieri, ho preso solo... due cose da MAC, ora vi faccio vedere, così alla fine sto video è un video haul vlog tutto insieme. Allora, guardate, ho preso un pigmento della collezione estiva, che è qualcosa di fabuloso, ragazzi, fabuloso, però non lo riuscirò mai ad aprire. Ok, ho distrutto la scatola, ma sono riuscita ad aprirlo. No, cioè vi rendete conto? Non me lo fate aprire adesso, che non voglio aprirlo, che è nuovo. Cioè non lo voglio aprire finché non lo uso. Guardate che bello, però vi assicuro che è così. È così come lo vedete. Un rossetto, adesso di nuovo devo aprire questa cosa. Questo è un blu glitterato. Vedete i glitter? È un blu glitterato. E poi questa è una matita blu. Adesso i colori non si vedono bene perché non c'è una gran luce. È una matita blu per il rossetto. Cioè è una matita occhi però, che va bene anche per i rossetti blu e basta. Ah, vi devo raccontare questa cosa, che io sono in Svizzera già da un po' di giorni. Però i giorni precedenti non ho vloggato perché ho passato la giornata... Allora, ho passato una giornata a fare un creepy diva in un collegio abbandonato e poi ho passato una giornata con sonno. E quindi non è che non ho vloggato, però ho vloggato i creepy diva che vi metterò separatamente poi, no? Quando finisce agosto, insomma, perché adesso c'è un po' di down su YouTube e non li voglio sprecare. Vabbè, comunque, non ho vloggato i vlog normali e quindi ho vloggato solo questi ultimi due giorni a Lugano. Però io dovevo andare via oggi da Lugano perché praticamente io... Cioè ero lì in camera, oggi a un certo punto telefona alla reception e mi dice: signorina,
ma lei vuole stare una notte in più e gli dico: ma come una notte in più? Io vado via domani. E lui mi fa: no, guardi che cioè lei dovrebbe andare via oggi. E gli ho detto: ah, io mi ricordavo che dovevo andare via domani. E quindi vado via domani perché ormai sono rimasta, cioè, però io mi ero dimenticata che dovevo andare via oggi, che il check out ce l'avevo oggi, quindi sono rimasta un giorno in più a Lugano. Comunque, seriamente, come cazzo si fa a dimenticarsi di tornare a casa? Cioè, vabbè. Buongiorno, divette divetti. Alla fine credo che sto vlog lo monterò tutto insieme. E comunque non ho vloggato tanto. Quindi magari lo chiamo direttamente weekly vlog, non ho mai fatto gli weekly vlog, tipo quelli che fa Carlita. Tra l'altro mando un bacione a Carlita e a breve tornerò a Napoli. Però oggi invece sono al nord, ma anche qui al nord ho trovato un posto splendido, perché praticamente vi spiego. Io sono partita dalla Svizzera per tornare in Italia. Siccome oggi è l'unico giorno di sole che ho beccato sta settimana, che veramente è stata una settimana sfigata, ho detto: già che devo tornare dalla Svizzera, mi fermo intorno a Como e vado un po' al lago, no? A prendere un po' di sole. Non ero mai stata al lago di Como, premetto, e quindi non sapevo dove andare. E sono andata a caso. Ho preso l'uscita lago di Como. Sono andata a caso e mi sono trovata in un posto bellissimo che si chiama Cernobbio. Cernobbio, che è proprio dopo la frontiera, cioè dopo la dogana. E adesso vi faccio vedere quanto è bello. Ho parcheggiato e sto andando. Prima ci sono passata in macchina e cioè, è bellissimo. Adesso ci andiamo insieme. Cioè, ragazzi, vogliamo parlarne? Guardate che bello, adesso spero di trovare una spiaggia, qualcosa, non lo so perché appunto non ci sono mai venuta, ma penso sotto di lì ci sarà qualcosa. Non so se c'è una spiaggia, però il posto è molto bello. Ma la cosa bella è che c'è poca gente e quindi è ottimo. Forse perché non lo so, comunque c'è poca gente. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta e mi sono fermata in una piscina. Ho trovato solo una piscina qua per prendere il sole. Se vi faccio fare un giro. Ho preso un lettino per un paio d'ore e poi me ne torno a casa perché comunque il mio viaggio è finito. Devo dirvi una cosa molto sconveniente. Mi avvicino così la gente non sente perché mi vergogno troppo. Praticamente ho dimenticato in valigia il pezzo sotto del costume perché siccome non ero sicura di trovare effettivamente un posto per prendere il sole, ho detto vabbè, mi cambio dopo nel caso. E però l'ho lasciato in macchina e quindi ho il pezzo sopra. Questo è un costume veramente plebeo che ho preso a Catania in un negozio straplebeo tipo messicano, che non mi ricordo, l'avrò pagato 10 euro, una roba veramente vergognosa, però mi piaceva per questa retina, però sta malissimo addosso, cioè qualità zero. Si chiama sto negozio, non so, ma aveva un nome spagnolo messicano, una cosa così. Comunque il pezzo sopra, che non so se sembra bianco in video, ma è rosa, e ho le mutande. Ho le mutande sotto. Però vabbè, sono blu accese. Quindi non sembrano, cioè potrebbero sembrare un costume. Non lo so, vabbè, cose improvvisate, ragazzi. Fatemi prendere un po' di sole. Qui fanno dei cocktail buonissimi. Questo è il frutto della passione. Troppo buono.
Ok ragazzi, salutate il lago di Como, perché anche questa vacanza è finita e si passa alla prossima. Ok, sono pronta per tornare a casa, valigie, come sempre torno carica, qui c'è anche del cibo, c'è anche della verdura che ho preso lì, ci sta tipo un banchetto con la verdura, così non devo fermarmi a fare la spesa. Stasera mangerò solo verdura, credo, e si torna a casa. Ok, ci sono 1000 gradi dentro Pinchessa e purtroppo quando ho il portabagagli pieno non posso scappottarla. Adesso sto aspettando si raffreddi con l'aria condizionata, perché cioè da qua sembra bianca, non è bianca, è sempre rosa. E che volevo dire? Sì, aspetto che si raffreddi Pinchessa e... ecco, il vlog penso di concluderlo qui, e questo alla fine era tipo appunto un weekly vlog, e non so se voi preferite dei vlog così come quello che avete appena visto con più giorni oppure un giorno per volta, fatemi sapere, è la prima volta che provo. Io penso tipo... quando faccio poche cose in una giornata, non sto a riprendere tutto, va bene il weekly vlog. Quando invece faccio qualcosa di speciale, che cioè, ho mezz'ora di vlog solo per una giornata sola, faccio il vlog normale. E non so, ecco, fatemi sapere. Comunque amo queste unghie con l'unicorno. Ti aspetto, si raffreddi Pinchessa e ci vediamo a Sanremo dal 16 al 20 e poi fine estate al sud ovviamente. Ciao e alla prossima!